cari amici ascoltatori, Centro Mare Radio 97.3, siamo qui alla Dispoli, oggi è il 14 giugno del 2014, in regia Luigi Cicillini e ci accompagnerà per tutta la trasmissione. Non ci accompagnerà invece il mio compagno di strada, Emanuele Rossi, che è indaffarato in altre cose, ma poi più tardi lo sentiremo telefonicamente. In ogni caso vi diamo subito i numeri di telefono a cui potete chiamare per inviare i vostri sms al 339-1991-252, potete telefonare allo 06-99-11-592 o scrivere una mail a redazione@centromareradio.it. Dicevo, senza Emanuele avremo sicuramente molte difficoltà, però avremo invece tantissimi ospiti che si susseguiranno qui ai microfoni di Centro Mare Radio. Diamo il buongiorno, tanto per iniziare, alla nostra carissima assessore, non so se fosse assessore, mi è mai piaciuto come termine, Francesca Di Girolamo, l'assessore alla cultura e al diritto allo studio del Comune di Dispoli. Buongiorno Francesca. Buongiorno Fabio e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Centro Mare Radio e a Luigi ovviamente. Ma come dici, assessore, assessora, allora, sindaco, sindaca, la questione, ministra, allora, ministro? Dovessimo rivolgersi all'Accademia della Crusca, ci verrebbe detto ormai dopo decenni di diatribe che sono corrette entrambe le forme, quindi assessore, assessora, è corretto avvocata e non avvocatessa e via dicendo. Fatto sta che è evidente che a livello di cacofonia ci sono sicuramente dei problemi. Per troppi anni le donne non hanno preso parte alla politica e per questo è stato difficile coniare. Coniare queste formule derivano proprio dalle battaglie degli anni 70, quindi non è che sono formule che ci siamo inventati adesso. Presidente della Camera, non l'attuale, ma c'era Nil De Iotti. Esatto. C'è una piccola la differenza insomma tra le due, diciamo, persone. Di sì, però diciamo che poi siccome la sostanza non cambia, assessore o assessora va bene comunque. Francesca, noi ti ospitiamo qui in radio oggi per parlare ovviamente degli avvenimenti che sono in programma per quanto riguarda l'estate di Dispoli, l'accoglienza che facciamo nei confronti dei turisti e di tutti coloro che in ogni caso preferiscono passare l'estate a Dispoli perché è sempre un'estate di divertimento. Tu che cosa hai programmato per quanto riguarda appunto le giornate e le serate in particolare che si svolgeranno qui alla Dispoli? Sì, sotto ovviamente la regia comune del nostro caro Federico Ascani, delegato al turismo, abbiamo deciso tutti insieme finalmente intanto di creare un brand unico che è Vivi la Dispoli, sotto il quale rientreranno tutte le varie iniziative organizzate dai diversi assessori, delegati e realtà locali, insomma. Per quanto riguarda l'assessorato alle politiche culturali, ci tenevo moltissimo a venire oggi in radio e a parlarne. Per la prima volta, credo proprio nella storia del comune, da ricerche almeno superficiali non è emerso che sia accaduto in passato, abbiamo deciso di emanare un bando, un avviso pubblico, nello specifico una manifestazione di interessi dedicata e riservata ad artisti di strada e musicisti, poi magari entriamo un po' più nello specifico per spiegarlo, per andare a arricchire i weekend pedonali che come lo scorso anno riguarderanno i venerdì e i sabato sera di luglio e di agosto, con una serie di iniziative che oltre a rendere intrattenimento siano anche compatibili con i luoghi in cui vengono realizzate, e appunto parliamo della stazione ferroviaria, dell'Alto Viale e di alcune zone del lungomare. Questo perché da un'analisi da una SWOT analisi di quelle che sono stati i risultati dello scorso anno è emerso, era anche molto visibile, che l'alta stazione e l'Alto Viale vivevano di una vivacità un po' meno sentita rispetto al resto del percorso pedonale, e quindi si è deciso di concentrare in quella zona queste tipologie di attività. L'avviso pubblico è già sul sito, ne è stata data notizia anche attraverso gli organi di stampa, per ora la scadenza è al 23 giugno, si sta valutando di allungarla di una settimana circa per permettere appunto a più tipologie, più artisti possibili di partecipare. Non sono soltanto della Dispoli, va ricordato questa assolutamente cosa. Infatti la manifestazione di interessi riguarda artisti di strada in diverse tipologie
ne faccio un riassunto brevissimo, passiamo dal body painter al vero e proprio street art artist, colui che dipinge, eccetera. Usare vocaboli italiani, così siamo compresi da tutti quanti. Pittore del corpo, quindi artista che dipinge sul corpo, o artista di strada che quindi fa i propri lavori o sulla strada o su pannelli, però durante la permanenza in strada. Si chiamavano madonnari, no? Però il madonnaro è una tipologia a parte, quindi di Fabio le tipologie cambiano. Il madonnaro si rivolge a figure iconografiche, mentre l'artista di strada in genere di solito utilizza temi sociali e attraverso l'utilizzo dei temi sociali riproduce in forma artistica delle azioni, delle situazioni e via dicendo. C'è un quadro che parla della società in poche parole. Esatto, un quadro dell'attuale, qualcosa che fissa l'attuale in maniera critica, di solito ovviamente non... Ma tu hai mai dipinto? Adesso una domanda così che non c'entra niente con il resto. No, diciamo che io sono più ferrata in altre tipologie artistiche, scrivo e sai che sono una studiosa appassionata di film. Già che tu sei invece sempre stata appassionata di politica, sì. Pur ammesso che appunto tu non sappia disegnare, ma se dovessi in una maniera o nell'altra cercare di descrivere l'attuale fase politica nazionale, che vorresti scarabocchiare? No, prenderei forse un quadro di Edward Hopper. Non so se è presente, lui a un certo punto, diciamo nella prima metà del Novecento, immortalava la solitudine della società americana e quindi riporterei, diciamo, un quadro del genere all'attualità della società italiana. La società italiana, esatto, non soltanto in politica, in senso molto più generale, come sai noi arriviamo sempre dopo gli americani su queste cose negative. La solitudine prima è bruttissima, è una delle parole più brutte che abbiamo sul vocabolario. Eppure mi viene in mente quello, mi viene in mente, non so se ricordi, Gli uomini impagliati di Eliot, di Thomas Stern Eliot. Mi vengono in mente queste due cose, così non so, che non è una bellissima immagine, però se dobbiamo essere sinceri, però devo dire è vero che non è una bellissima immagine, come ho detto poc'anzi, però è anche importante invece che la politica si occupi delle persone che rimangono sole. Assolutamente, nel senso che quando si parla sempre di aiutare chi resta indietro, dobbiamo aiutare soprattutto le persone che rimangono nella solitudine. La solitudine può essere fatta in tanti modi, non in una maniera soltanto di quelli che stanno relegati in casa e non escono più per tanti e tanti motivi. Però che queste giornate, queste serate che voi farete sono dedicate soprattutto alle persone che hanno bisogno di divertirsi e in caso hanno pure difficoltà a poter spendere. Infatti vediamola da entrambi i lati. Per quanto riguarda l'utenza, il pubblico è esattamente quello che dicevi tu, ossia offrire il massimo intrattenimento possibile all'interno di un contesto a costo zero per chi appunto partecipa. Dall'altra parte ovviamente è il tentativo di ricondurre la cultura e ricondurre la professione di artista al suo ruolo effettivo, che è quello di poter lavorare quantomeno in modo che venga riconosciuto un rimborso del proprio lavoro, perché ultimamente un po' per i tagli effettivi lineari che sono stati effettuati a livello nazionale, noi in Europa siamo ultimi per quanto riguarda gli investimenti in cultura. Certo. Per dirne una, e dall'altra per una prassi che in conseguenza a questo si è diffusa, che è quella di dire cerchiamo di collaborare gratuitamente, il ruolo dell'artista è un po' diventato quello dell'intrattenitore per caso e non più un mestiere, una professione e una professionalità di cui si riconosce l'importanza. Senti Francesca, prima di andare a un breve stacco musicale vorrei che rispondessi a Marco, un nostro giovane ascoltatore, che dice che si esibisce con i Trampoli, però non ha partita IVA e non fa parte di alcuna associazione. Non serve partita IVA? Assolutamente sì, perché non serve partita IVA, sono prestazioni occasionali di servizio in questo caso, quindi basta avere un codice fiscale e un codice IBAN e può rientrarci, perché è rivolto sia ad artisti singoli, che ad artisti associati, che ad artisti che si legano ad associazioni. Quindi Marco che deve fare a questo punto? Deve andare sul sito del comune di Ladispoli, www.comune.ladispoli.rm.gov.it, è lunghissimo ma è così, nella sezione news, quelle che scorrono nella prima pagina, troverà appunto tutto il materiale che si compone del contenuto dell'avviso e di una serie di moduli allegati che vanno compilati. Dopodiché, dopo aver fatto questo, all'interno dell'avviso ci sono tutte le modalità di consegna, c'è un indirizzo email a cui poter anche chiedere informazioni. Ricordiamo la data, Marco, entro la quale devi sempre spedire entro il 23 giugno fino a ulteriore comunicazione.
Riprendiamo questa trasmissione all'insegna dell'Atalanta, devo dire che ci ha preso un po' il triattico, può darsi che ci sia anche qualche artista di strada che verrà appunto a ballare l'Atalanta qui per Via d'Italia, che dando gioia e felicità a tutti quanti. Però devo dire che qualche difficoltà invece te la darò io adesso, Francesca, perché Emanuele, che ci ha scritto in questo momento, dice che questo fatto di questi avvisi non è che un modo nuovo per sperperare ulteriore denaro pubblico disperdendo soldi e dandoli alle solite associazioni? No, rassicuriamo Emanuele intanto dicendo che è un modo vecchio, visto che è uno dei modi che garantisce in qualche modo il rispetto della legge e della democrazia e della trasparenza, perché fare un avviso pubblico è uno dei modi più trasparenti di destinare fondi pubblici, non è uno sperpero di denaro, visto che, come dicevamo, gli investimenti in cultura tendono a diminuire sempre più, e allora per permettere a più persone possibili di esibirsi, di offrire delle performance alla nostra città, creare un avviso pubblico forse è il metodo migliore, non si sperpera nulla, è tutto visibile, sarà tutto pubblico, le graduatorie sono effettuate sulla base di punteggi che sono già trasparentemente visibili nell'avviso pubblico, la commissione che l'esaminerà è una commissione interna del comune dove non ci sono né politici né quant'altro, ma solo amministrativi, e quindi penso proprio che sia l'esatto contrario, vorrei rassicurare l'ascoltatore, perché se diciamo all'ascoltatore Emanuele che se lui dovesse scorgere qualche caso particolare, penso che sia Francesca Di Girolamo che noi stessi saremmo contenti di ospitare proprio queste denunce, perché penso che non ne possiamo più di situazioni così antipatiche, imbellettate, che cercano tanto di buggerare i soldi pubblici. Quindi siamo dalla tua parte, Emanuele, come domanda, però siamo dalla nostra parte per quanto riguarda il fatto di dire che sicuramente in questo caso ci sarà la massima trasparenza e la massima limpidità. Allora, cambiamo un attimo argomento, perché Francesca ti metto, come dire, in stand-by, perché abbiamo la telefonata di Emanuele Rossi che a cui diamo il buongiorno. Buongiorno Fabio, buongiorno Luigi, Francesca e tutti i radioascoltatori. Allora Emanuele, devo dire con tanto dispiacere che oggi non sei qui con noi, però l'avvenimento è importante per quanto si riguarda e quindi sono contento per te che stai divertendoti, ma in ogni caso dobbiamo pure far presente i fatti di cronaca importante. Tu oggi sul Messaggero sei uscito con un articolo che è stato molto roboante, ma di che cosa stiamo parlando, Emanuele? Beh, in realtà ne sono usciti due, il primo è quello che investe, diciamo, la politica, la Dispolano dopo alcuni fatti, lasciamo sempre il condizionale, anche se molte persone insomma ci hanno chiamato in questi giorni, alcuni fatti avvenuti fuori dall'aula consigliare, però durante il consiglio comunale, che ha visto protagonisti Emanuele Caggiola e Piero Lucido, che sarebbero stati appunto accerchiati al seguito di una votazione sulla commissione della spending review, accerchiati e poi anche in qualche modo schiaffeggiati dal parlare di un consigliere comunale intervenuto lì, come ci ha detto appunto Caggiola e Lucido, che hanno confermato, si chiama Giuseppe Grando, che però il quale abbiamo ovviamente sentito e ci ha detto che non è andata esattamente così, ritiene appunto che non ci sia stato alcun... Cioè diciamo che il fatto è questo qua, si doveva nominare una commissione per quanto riguarda la spending review, sì. All'interno di questa commissione diciamo che doveva essere preponderante il ruolo dell'opposizione, però come sappiamo alla Dispoli la situazione dell'opposizione non è molto chiara tra coloro che sono opposizione e opposizione e coloro che sono opposizione però appoggiano la maggioranza. E il problema è nato sul fatto che probabilmente il nome che doveva essere ovviamente dell'opposizione opposizione, invece poi è stato di qualcuno che dice che è opposizione però dà più contributi alla maggioranza. Sì, al di là poi ecco del fatto politico, quello che è emerso è sicuramente il fatto di cronaca in sé, poi certo scaturito comunque da un'accesa discussione all'interno della coalizione della minoranza. Quindi insomma ovviamente c'è stato anche un seguito, sono intervenuti pubblicamente i grillini, il Movimento 5 Stelle che si è espresso attraverso un comunicato, ha espresso la propria posizione.
Ci tengono a dire anche i due consiglieri interessati, che sono Caggiola e Ruscito, che comunque è stato frutto di un nervosismo all'interno della coalizione, che per quanto riguarda loro comunque la storia è finita qui, nel senso non vogliono alimentare ulteriori polemiche, però hanno anche confermato l'accaduto. Il sindaco, diciamo, ha mantenuto una posizione, come dire, non si è sbilanciato molto, perché ha detto che dalla postazione dove era appunto il primo cittadino insieme ad altri consiglieri non si è visto nulla, quindi diciamo c'è la parte lesa che ha confermato, ovviamente la parte interessata che insomma Giuseppe Grando ha smentito ovviamente quello che è accaduto, e il sindaco che ha mantenuto una posizione, diciamo, più di mezzo. E quindi voltiamo pagina sotto questo aspetto. Senti Emanuele, parlavi appunto dell'altro aspetto che tu hai trattato questa mattina, e invitiamo ovviamente gli ascoltatori ad acquistare il Messaggero. Diciamo per titoli di che cosa stiamo parlando. Allora, ovviamente è un altro fatto che ha fatto discutere tutta la settimana, riguarda la vendita delle grattachecche sulle spiagge. Ricordiamo che è un fatto partito dalla denuncia di una cittadina, Nadia Bitti, che aveva acquistato la licenza per poter vendere le stesse le grattachecche in spiaggia. È stata però accerchiata e minacciata seriamente da un gruppo di immigrati, praticamente al suo debutto sulla spiaggia. Da lì ovviamente ne è nata una denuncia presentata sia al nostro giornale, al Messaggero, ma anche e soprattutto alla stazione dei carabinieri di Ladispoli, però si sono subito attivati gli uomini della Capitaneria di Porto, che in base a dei controlli in spiaggia hanno accertato insieme all'ASL che il ghiaccio utilizzato per le grattachecche non fosse di uso alimentare. No, aspetta, però di chi era questo ghiaccio? Non della Bitti, però. No, esattamente, sicuramente. No, facciamo un po' di così. Ecco, il ghiaccio era appunto di queste persone che avevano cercato, sono state identificate, e loro volevano utilizzare, diciamo, il loro ghiaccio, che era un ghiaccio un po' particolare, ecco, di questo qua parliamo. Sì, è un ghiaccio, come ha accertato anche l'ASL, non ad uso alimentare, quindi per la refrigerazione. Un ghiaccio, possiamo dire, sintetico. Perché il ghiaccio di refrigerazione è diverso rispetto a quello per alimenti. E soprattutto costa di più, quindi ovviamente si teme ci possa essere dietro un giro, non soltanto alla Dispoli comunque, ma su tutto il litorale, insomma un giro molto serio. La Capitaneria di Porto ha presentato già una relazione alla Procura, e questa è la novità di oggi, insomma la Procura di Civitavecchia che apre un'inchiesta su questo argomento delicato, per frode ma anche per attentato alla salute pubblica, quindi ma anche per minaccia, secondo me è una situazione di questo genere. Sì, quella è un altro, insomma, se si minaccia un operatore che ha tanto diligenza soltanto perché dice voglio vendere, io penso che la situazione è un po' antipatica, diciamo così, per usare un eufemismo. Sì, molto antipatica. Quindi insomma anche qui saranno poi i carabinieri a valutare bene la situazione, perché la cittadina appunto si è rivolta, Nadia Bitti appunto si è rivolta alla caserma dei carabinieri, quindi temendo insomma anche ulteriori ritorsioni, perché lei oggi è tornata in spiaggia ovviamente perché lavora qui sul litorale e ovviamente vuole essere protetta e salvaguardata. Quindi prima di tutto va la nostra solidarietà come Centro Mare Radio, e penso anche da parte di Francesca, che in questo momento rappresenta il comune per quanto riguarda questo tema. Va bene, Emanuele, io ti lascio ai tuoi doveri, che sono anche simpatici nella giornata di oggi, però insomma hai tanto da fare, quindi ti lasciamo le due cose. Ti ringrazio per l'intervento che hai dato anche per quanto riguarda questo aspetto. Poi la settimana prossima ci racconterai tutto quanto il resto. Va bene, un saluto a tutti i radioascoltatori. Buongiorno a te. Allora, Francesca, come devo dire, questo fatto di queste grattachecche mi lascia un po' perplessi, in effetti. Che succede? Ma sulle grattachecche nello specifico, appunto, adesso spetterà a chi di dovere cercare di comprendere e analizzare quanto è accaduto. Io penso che la politica dovrebbe interrogarsi in maniera molto più ampia, e qui faccio anche una sorta di autocritica a sinistra, su che cosa si sia fatto negli ultimi 30 anni riguardo proprio il tema doppio dell'accoglienza e dell'ingresso di migranti nel nostro territorio. Come ben sa
sai, le mie posizioni sono note a tutti, quindi non c'è assolutamente bisogno che le ribadisca, ma è evidente che il clima che si è andato a costituire non solo alla Dispoli ma su un territorio vasto, è evidente che la Dispoli, essendo città di mare, città vicina a un porto nonché alla capitale, accoglie molto di più rispetto a quanto accade in altre realtà, è diventato un clima in cui è estremamente difficoltoso gestire i rapporti, in cui l'impoverimento generale della popolazione porta a un inasprimento del conflitto non solo tra etnie ma anche all'interno delle stesse etnie, e quindi ritengo che sarebbe fondamentale mettere a tema, coinvolgendo per prime proprio le comunità non italiane che risiedono sul territorio e che ricordiamo sono moltissime, qui parliamo di oltre 50 etnie e più di 100 lingue, quindi un patrimonio, una risorsa incredibile che però va messa a tema riflettendo sia da un punto di vista della gestione sociale delle varie comunità, comunità italiana e tutte le altre comunità che insistono sul territorio, sia dal punto di vista di come un'amministrazione deve attivarsi per far sì che queste cose non accadano sia nel commercio ambulante come in altri contesti. Perché ci sono delle regole che vanno rispettate in ogni caso, da qualsiasi paese si venga del mondo, in ogni caso le regole vanno rispettate e soprattutto non si intimoriscono le persone in nessuna maniera. Questo fatto qui di violenza, non soltanto di carattere verbale, alcune volte sfocia in qualcosa di peggio, in questo caso da quello che ho capito non siamo andati oltre, però devo dire che la situazione è antipatica, perché noi siamo, lo posso dire tranquillamente, come la Dispoli, ma proprio come Italia, un paese dell'accoglienza. E fa molto male sentire invece che poi dopo l'accoglienza si possa passare invece a dare di fatto come questo qua. Ma in ogni caso cerchiamo di andare avanti, andiamo con un brano musicale e poi nell'ultima parte parleremo della mostra che si farà quest'anno per quanto riguarda appunto sempre la Dispoli, e quindi quest'estate ci divertiremo ancora con un'altra mostra. Quindi diamo lì la regia per un brano musicale e poi andiamo all'ultima parte con Francesca Di Girolamo, assessore alla cultura. Siamo la nostra trasmissione, cari amici ascoltatori, Centro Mare Radio 97.3, ricordando ovviamente la pescheria dei fratelli Civero in via Duca degli Abruzzi 99, da Pietro Piscatore, dove potrete trovare ogni giorno del pescato locale, quindi pesce fresco tutti i giorni in via Duca degli Abruzzi 99, pescheria dei fratelli Civero. Allora, Francesca, siamo in quest'ultima tornata per quanto ti riguarda, ovviamente dobbiamo parlare ancora del cosa accadrà quest'estate, soprattutto per ciò che concerne la mostra che è già stata fatta l'anno scorso, quest'anno c'è qualche cosa di nuovo e di più importante ancora. Esatto, e infatti cerchiamo di ripetere la formula, visto che lo scorso anno ricordiamo che in soli 22 giorni di mostra abbiamo avuto oltre 2000 ingressi e che comunque sia abbiamo potuto restituire alla città un'esposizione importante di reperti, in quel caso etruschi e addirittura di epoche precedenti. Invece quest'anno ci concentriamo su due cose importanti. La prima è l'epoca, epoca romana. La seconda è il tema. La mostra si intitolerà Matres et Matrone e quindi riguarderà la figura della donna in epoca romana. Sarà diciamo un'esperienza piuttosto interessante, poiché avremo in esposizione molti monili, quindi moltissimi gioielli di varia fattura e di vario utilizzo, vesti, quindi abbigliamento della donna romana nel quotidiano in particolari situazioni, e in più potremo abbinare la mostra, che si svolgerà dal 1 agosto al 31 ottobre, prolunghiamo per permettere anche alle scuole di assistervi, si unirà appunto alla visita alle due ville romane presenti sul territorio, quindi ci permetterà di integrare ancora di più i fattori. A tal proposito, Fabio, mi devi permettere di dire due cose. La prima è chi sono gli organizzatori, perché credo sia doveroso e giusto. La mostra viene organizzata quindi dal Comune di La Dispoli, assessorata dalle politiche culturali, con il supporto veramente irrinunciabile e prezioso del gabinetto del sindaco, della signora Rosaria Russi, la collaborazione è con lo SBAEM, quindi la Soprintendenza ai Beni Culturali dell'Etruria Meridionale, la Guardia di Finanza e con una forte partecipazione della Fondazione Caricib. Il curatore della mostra sarà anche quest'anno il dottor Fabrizio Porcaroli, mentre per la parte didattica, che riguarderà poi le visite delle scolaresche e insomma una serie di incontri, il curatore sarà il dottor Giacomo Esposito. E, diciamo che siamo a buon punto con i lavori, ma per quanto già detto prima,
cerchiamo comunque ancora sponsor che vogliano in qualche modo sostenere la realizzazione di questo evento, che appunto ha una durata anche più lunga rispetto allo scorso anno. È un progetto ambizioso, ma riteniamo che la Disponi meriti assolutamente anche di godere di queste esperienze, pur non avendo un museo civico, un museo permanente dove poter appunto andare a visitare i reperti. Posso aggiungere un'altra cosa, visto che parliamo di altri eventi di programmazione? Il 29 giugno all'interno della Fiera Fumetto di La Dispoli, Comixpoli, che è alla sua prima edizione in forma così, diciamo, forte, organizzata dal delegato alle politiche giovanili Stefano Fierli e diverse associazioni, l'assessorato alla cultura avrà uno spazio per presentare un fumetto, insieme al gruppo di Zeto, già noto sul territorio per la realizzazione di appunto alcuni fumetti, alcuni che già che riguardavano il rapporto con il territorio della Dispoli stesso. Abbiamo deciso di riprendere un discorso che il comune e l'amministrazione sta portando avanti, non soltanto dal punto di vista della cultura, ma anche e soprattutto da quello del turismo, che è quello di sotto il nome La Dispoli e i luoghi del cinema, ricreare non soltanto un rapporto con i film e le esperienze cinematografiche che hanno interessato il nostro territorio, ma anche e soprattutto ricondurre la Dispoli a poter tornare ad essere un polo produttivo per il cinema e la televisione, cosa che evidentemente muoverebbe a livello anche di economia locale qualcosa in più che il semplice turista che arriva solo per visitare i luoghi del cinema. E allora presenteremo questo numero speciale di Zeto, La Dispoli Città Aperta, dove questo personaggio ormai noto andrà in giro per i luoghi della nostra città, incontrando i registi e gli attori che l'hanno resa famosa. Allora, senti Francesca, io adesso voglio uscire un attimo da questo schema per chiederti un parere, diciamo più come politica e come assessore in questo caso. E così ricordo anche agli ascoltatori che oggi pomeriggio alle 17, presso l'aula consiliare del Comune, si svolgerà un incontro pubblico che si chiamerà Territorio Bene Comune, riflessioni sulle proposte di legge per il contenimento del consumo del suolo, i rischi della cementificazione. Ecco, qui ovviamente per la Dispoli si parla da una parte di piano regolatore generale e dall'altra ovviamente dei pericoli che ci sono, soprattutto per quanto riguarda Osteria Nuova. È stato più volte denunciato questo problema di 300.000 metri cubi di cemento che potrebbero essere colati appunto a Osteria Nuova. Ecco, io voglio sapere, rispetto a questo convegno, so che tu non potrai partecipare per impegni personali, ma se potessi dare un contributo in questo momento, che cosa diresti? Ma Fabio, guarda, io dico, chiudo con una battuta, diciamo, la mia storia politica, pur essendo giovane quanto il consigliere Grando, è ormai abbastanza lunga da, forse ricordi anche tu, da avermi permesso l'onore di poter presentare delle osservazioni al piano regolatore, e quindi diciamo che seppur adesso in un ruolo tecnico all'interno dell'amministrazione, come forza politica al tempo, quindi Sinistra Ecologia e Libertà, abbiamo avuto diverse cose da dire sull'impostazione del piano regolatore. Abbiamo protocollato oltre 30 osservazioni che ovviamente andranno in discussione con il resto delle osservazioni presentate dai cittadini. E qui una notizia, il consigliere presidente della commissione, mi corregga consigliere Grando se sbaglio, ha convocato una commissione per ricominciare a parlare delle osservazioni al piano regolatore. Sono 448. 448 osservazioni, esatto. E quindi diciamo che all'interno delle nostre osservazioni sono contenuto tutto quella che è stata una lunga riflessione sulla Dispoli, sull'impostazione che gli si vuole dare e su cosa significhi oggi cementificare. Come cittadina sono evidentemente favorevole a un impianto completamente diverso della storia, che passi per la riqualificazione e la riconversione di molte realtà nate diciamo per l'edilizia residenziale ad esempio, o per altre necessità, in servizi, ma non in servizi standard che i comuni potrebbero anche non riuscire a gestire, ma in servizi soprattutto per reinserimento nel mercato del lavoro, quindi immagino degli spazi
in cui chi è stato escluso dal mercato del lavoro possa andare per ricostituire rete, cercare di rientrare, eccetera, e servizi innovativi, ovvero quei servizi che oltre alla base necessaria alla sopravvivenza, nel 2014, nel millennio quindi che va a inoltrarsi sempre di più, diventano essenziali quanto i servizi primari. Perciò, quindi riqualificare e non riqualificare, sottoporre il territorio a ulteriore cemento. Esatto, credo che la... tantissimo in venduto, non si riesce a capire che cosa abbiamo fatto. Vabbè, ma evidentemente con la crisi del generale, la crisi del mattone, a differenza di quanto dice qualcuno in alcuni spot radiofonici, permane, quindi mi sembra ovvio che costruire oggi è anche poco lungimirante da tanti punti di vista. Detto ciò, un'ultima cosa, sono molto contenta di questo momento di incontro che ci sarà oggi. Molti degli esperti che sono stati chiamati sono nostre vecchie conoscenze, abbiamo avuto modo di condividere anche dei percorsi in passato, e alla Dispoli alcuni delle persone interverranno oggi, sono intervenute anche in passato per sostenere battaglie come quella per l'acqua pubblica, che in qualche modo è stata vinta, quindi perché no? Credo che anche da questo punto di vista l'amministrazione debba essere estremamente aperta ad accogliere quelle che sono le proposte che arriveranno da oggi. Quindi vi invitiamo a partecipare all'incontro di oggi pomeriggio ore 17, aura consiliare, abbiamo detto qual è il tema, parteciperanno come relatori Agnese Marinacci, Michela Tolli, Antonello Soggia, Paolo Berdini, Giovanni Carapella, Marco Caporaletti, Cristina Mancinelli Scotti. Allora Francesca, noi ti salutiamo, ti ringraziamo per quanto riguarda questo bel tour che abbiamo fatto insieme per ciò che concerne ovviamente l'estate di La Dispoli. Penso che ci dovremo rivedere sicuramente entro la fine del mese, ovviamente almeno per fare un piccolo riassunto di ciò che dovremmo fare per stare insieme bene la sera, al di là del fatto che ci saranno probabilmente le serate, spero, da nazionale, si andrà avanti, perché dopo quella botta ieri sera che ha ricevuto i campioni del mondo dalla Spagna, che hanno preso i 5, ma poteva essere molto di più, un punteggio tennistico. Linea alla regia, grazie Francesca. Grazie.
Riprendiamo, cari amici ascoltatori, bellissima questa musica che ci ha dato il nostro grande Luigi Cicillini. Adesso passiamo ad altri personaggi che sono sulla scena pubblica di La Dispoli e penso lo saranno per parecchi anni, almeno glielo auguro, come politici che daranno il futuro a questo paese, perché in ogni caso la nuova generazione di politici, che siano di centrodestra o centrosinistra, saranno il nostro futuro. Ovviamente non penso che, non so, tipo che Pagliotta si ricandiderà di nuovo, perché ormai dopo 40 anni penso passerà a fare altre cose più importanti, però mano a mano stanno venendo alla ribalta dei giovani politici. Quindi noi abbiamo chiesto a un giovane politico del centro-sinistra, nella fattispecie Federico Ascani, e a un giovane consigliere del centro-destra, nella fattispecie Alessandro Grande, di venire a confrontarsi sui temi che riguardano la nostra città per cercare di capire loro come vedono la Dispoli del futuro. Quindi buongiorno Federico, buongiorno Alessandro. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Allora, il tema è stato, penso, ormai chiaro per quanto riguarda questa la Dispoli del futuro, però dobbiamo passare prima di tutto dalla Dispoli del presente. E ovviamente, avendo qui un nome grande rispetto a questo fatto di cui abbiamo parlato prima con Emanuele per ciò che concerne un fatto di cronaca, volevo sapere tu come hai vissuto questa fase dell'ultimo consiglio comunale per quanto riguarda questa diatriba che ci sarebbe stata tra alcune persone al di fuori però dell'aula consiliare. Se tu hai visto qualche cosa, tu mi sa che eri in aula consiliare. Sì, io ero in aula, poi però quando ho visto che c'era, diciamo così, una discussione, mi sono alzato per andare a vedere cosa stava succedendo e in effetti c'è stata una discussione dai toni piuttosto accesi tra il consigliere Caggiola e mio padre, che è poi il presidente del circolo di Forza Italia oltre di La Dispoli. Una discussione, ripeto, che è stata caratterizzata da toni abbastanza accesi, ma insomma poi la cosa è finita lì. Ma tutto nasce, Alessandro, da questo fatto che non si riesce ancora a decifrare perfettamente qual è il ruolo del centrodestra come opposizione, il ruolo del centrodestra come supporto alla maggioranza? Ma guarda, da cosa nasce questa cosa? Lo dovresti chiedere al diretto interessato. Perché tutto quanto è nato da un problema di commissione di spending review. Allora, guarda, ripeto, le motivazioni di questa discussione non le puoi chiedere a me perché non sono io uno degli attori di questa discussione. Per quanto riguarda il ruolo che dicevi tu che non si riesce a capire, credo che invece si capisca benissimo, perché è chiaro ormai e lampante che alcuni consiglieri hanno fatto una scelta, quella di appoggiare l'amministrazione votando palesemente in aula un'agenda programmatica per il 2014, e quindi da quel momento, per come la vedo io, hanno smesso di essere opposizione all'interno di questo consiglio comunale. Opposizione è un consigliere d'opposizione, è un consigliere che si pone in maniera critica nei confronti di chi amministra, e credo che oggi ci siano altri consiglieri. Si pone come alternativa in ogni caso. Come alternativa e sicuramente in maniera critica. È un consigliere che è, diciamo così, sistematicamente appoggia la maggioranza o anche laddove dovrebbe per coerenza votare contrariamente a alcuni provvedimenti si astiene sistematicamente. Però anche Berlusconi sotto questo aspetto ha dato un po' dei grattacapi, perché lui stesso che è all'opposizione in effetti appoggia in molti casi Matteo Renzi, che è il Presidente del Consiglio, oltre che essere segretario del Partito Democratico. Tu sai bene che a livello nazionale la politica è in certi casi molto diversa rispetto a quella locale, e poi insomma a livello nazionale parliamo di riforme sulle quali c'è bisogno dell'accordo di tutti, parliamo per esempio della legge elettorale, delle altre riforme che stanno cercando di portare avanti. A livello locale la situazione è molto meno politica, se vogliamo, ma molto più amministrativa, e in alcuni casi parliamo di consiglieri che si sono posti anche come alternativa al sindaco Pagliotta nelle ultime elezioni, insomma, di Dispoli, e qualche mese dopo
andavano dicendo anche sui giornali che Paliotta era il miglior sindaco che la Dispoli li potesse avere in questo momento, ci viene allora il dubbio, ci facciamo la domanda sul motivo che lo ha spinto all'epoca a candidarsi come sua alternativa e a criticarlo così duramente. Però ripeto, queste sono scelte personali, io preferisco la coerenza e rimango dove sono, tutto qua. Federico, tu hai portato un contributo al Consiglio Comunale quando si è parlato di Tasi e non eri molto d'accordo sul procedimento che veniva adottato da parte della stessa maggioranza e cui tu ti riconosci per quanto riguarda appunto i criteri che sono stati poi decisi per quanto riguarda appunto la Tasi. Beh, diciamo che è così, resto anche un po' in tema. Io credo che in generale il ruolo di un consigliere debba essere anche quello di aiutare a volte anche criticamente dall'interno, dove giudichi che un qualcosa poteva essere fatto in maniera un po' più accorta, e secondo me questo argomento certamente ci ha visto un po'. Ecco, diciamo, allora, il contesto è difficile, è gravissimo, questo dobbiamo prenderne atto di questo, altrimenti... Scusami, proprio per capire meglio, è difficile per coloro che sono in aula consigliare o è difficile proprio per i cittadini? È difficile per i cittadini, è difficile per i comuni, è difficile per i sindaci, è difficile per i piccoli, nel senso che si sta continuando da un po' di tempo a prendersela sempre con i più piccoli e con i più deboli, e anche a livello istituzionale... E lo Stato e gli altri enti se la prendono un po' sempre con i comuni. Quello della Tasi, della Tari, non va incontro favorevolmente alle amministrazioni locali, ma li aggrava di un esercizio tributario un po' difficoltoso. Detto ciò, premessa questa difficoltà, noi nei nostri margini dovremo comunque cercare di fare il massimo possibile, e secondo me in questa fase non l'abbiamo fatto benissimo, perché potevamo considerare tutte le difficoltà e per tempo prepararci al massimo, e abbiamo fatto qualcosa, qualche cosetta, potevamo fare ancora di più secondo me, come in questo anche in tante altre cose. Ecco, perciò diciamo che non sei una voce critica, tu dai un contributo di proposizione, non è che una situazione sono atto a rompere, ma a correggere situazioni che potrebbero essere migliorative. Assolutamente, io nell'intervento fatto al Consiglio Comunale ho iniziato con due premesse. Il primo è che come gruppo PD potevamo naturalmente a favore, perché abbiamo una grande responsabilità e una grande maturità, però come altra premessa ho fatto che ho detto che la mia battaglia alla difesa, in difesa dei comuni in generale, dei consiglieri comunali, dei sindaci, resta sempre in atto. Detto ciò, comunque è possibile migliorare alcune cose, ho rilanciato già il problema prossimo della Tari ed ho chiesto in quella sede stessa di organizzare subito una commissione bilancio sulla Tari per poter iniziare a lavorare su qualche idea. Il problema principale era stato questo, che noi in commissione, anche qui con Alessandro, avevamo presentato alcune idee, però il tempo non ci aiutava perché ci ha visto un po' in ritardo arrivare a iniziare i lavori di programmazione. Allora, alcune idee politiche non sono state potute essere prese nemmeno in considerazione, e ecco lì che la politica diventa una politica un po' di serie B, perché dove i politici non possono fare politica ma soltanto i tecnici arrivano esattamente con il pacchetto già pronto, e allora c'è qualcosa che non va. Alessandro, come hai vissuto questa fase della Tasi? Io voglio ricordare che in tutti i casi uno dei cavalli di battaglia del centrodestra, soprattutto portato avanti a Berlusconi, era quello dell'abbattimento delle imposte sulla casa. Si chiamava IMU, oggi si chiama Tasi. La situazione non so se è migliorata, mi pare che è peggiorata in generale per quanto ci riguarda, al di là del fatto di cambiare i nomi, di cambiare le date, di cambiare tutto quanto, però gli italiani credo che stanno in una situazione di confusione terribile, considerando che lunedì prossimo sarebbe la prima scadenza per quanto riguarda la Tasi. Come hai vissuto questa fase di far uscire l'IMU dalla porta e farla rientrare poi dalla finestra? Allora, è stata come sempre una fase così all'italiana molto confusa, perché come dicevi tu, ormai annualmente stanno stravolgendo il sistema della tassazione sistematicamente. L'anno scorso si chiamava IMU, quest'anno l'IMU è stata mantenuta solamente per gli altri immobili, per le prime case è stata tolta, tranne che per quelle di lusso. È stata introdotta questa IUC che è composta addirittura da tre imposte, quindi l'IMU, la TASI sui servizi indivisibili e la TARI sui rifiuti. Insomma, diventa già difficile, veramente credo, per noi che la viviamo quotidianamente questa
questa situazione, figuriamoci per chi ha veramente altro da fare e deve poi confrontarsi con le scadenze, come dicevi, come ricordavi tu, la prima è lunedì 16 giugno. Nel nostro comune la fase della determinazione dell'aliquota è stata una fase un po' complicata e permettetemi di dirlo, Federico, non me ne voglia a male, come sempre fatta così rincorrendo le scadenze. È stata fatta soprattutto perché in questo momento il comune si trova in una situazione di sbilanciamento di cassa molto grave e poi il rischio anche di stipendi, c'era questo rischio? Sì, questo c'è stato detto. Mancato pagamento degli stipendi. Sì, che rimandare la prima rata a ottobre sarebbe stato un rischio di bancarotta. Un colpo grande per le casse comunali che sono già al massimo a disposizione di anticipazione di casse e quindi non sarebbero state garantite neanche il pagamento dello stipendio per i dipendenti. Quindi si è andato di corsa a rincorrere queste scadenze commettendo anche degli errori, perché al di là delle proposte che non sono state accettate, come diceva prima Federico, alcune proposte fatte da lui che io anche in consiglio comunale mi sono ho sottolineato, erano proposte interessanti, perché poi magari dopo, se vuoi, ne parliamo. Però è stato fatto anche un errore di impostare le aliquote sopra il tetto massimo consentito dalla legge, perché quindi siamo dovuti ritornare in consiglio comunale per rettificare e riportare sulla soglia regolare le aliquote, generando ulteriore confusione nei cittadini. Federico, come gruppo di maggioranza, ma quando vi riunite, queste cose non le guardate prima di entrare in aula consiliare? Beh, noi andiamo nelle commissioni perché la struttura preposta per parlare di un settore specifico. Naturalmente nelle commissioni c'è un referente del partito. Ma prima ancora la commissione, non vi incontrate come partito? Ci incontriamo anche come partito. Maggioranza. Ci incontriamo come partito, ci incontriamo come maggioranza, assolutamente sì, facciamo dei gruppi, delle maggioranze, ma ci sono due situazioni. La prima è che comunque anche a volte all'interno del partito ci sono diverse vedute, e figuriamoci all'interno della maggioranza. Ma non è questo il caso, questo è stato un caso di compattezza parziale politica e di difficoltà oggettiva nei confronti della macchina amministrativa. Allora io quello che rivendico da un po', anzi dall'inizio, è la mancanza di un metodo e di un'organizzazione migliore. Diciamo che se le difficoltà aumentano servono nuovi strumenti e nuovi metodi, non che se no non si comprenderebbe perché fino adesso bene o male è andata bene e tutto sommato sta andando ancora bene considerando le difficoltà, però se mai si prova a cambiare e a innovare e quindi se mai si rischia, se non c'è coraggio, non si possono nemmeno poi trovare nuove soluzioni, no? Ci si accontenta di quelle che già esistono. Allora ecco la sfida che faccio io, un po' a rischiare, cambiare, per vedere se è possibile trovare alcune soluzioni nuove. Allora, Alessandro, io invece voglio sapere da te una cosa che d'altronde non è parte del centrodestra, perché mi pare che il centrodestra, il centrosinistra, all'interno dei 5 Stelle ci sia un grandissimo dibattito, no? Per non parlare di SEL in questo momento, dopo le elezioni europee, mi pare che c'è uno scompigliamento ancora più esagerato rispetto a quello che c'era prima. Ecco, come vivete voi a livello locale le divisioni che sono all'interno dei partiti a livello nazionale? Perché poi queste divisioni, per dire, entrano in un certo senso in gioco anche nei consigli comunali. Chi è passato per dire col NCD e che prima era, non so, del Popolo di Libertà, oggi non so se viene visto come un nemico, come un amico. Cioè, come funziona adesso a livello locale questa situazione che, diciamo, si riverbera dal livello nazionale? Come le dicevo prima, a volte le situazioni nazionali non si riflettono direttamente su quelle locali. Come puoi controllare tu stesso, ci sono dei casi nelle ultime elezioni che ci sono state in comuni anche limitrofi in cui il centrodestra si è presentato compatto, quindi con tutte le sigle che all'epoca componevano il PDL, in alcuni casi si è presentato invece in maniera divisa, come è successo a Civitavecchia, e purtroppo questo fatto ha determinato anche la non entrata nel ballottaggio di una delle due forze, perché ne ha approfittato il Movimento 5 Stelle. È chiaro che questa divisione non è una cosa positiva,
non possiamo, io almeno la reputo così, perché la frammentazione, quindi la non aggregazione delle forze dei moderati non può certamente portare giovamento. Qui alla Dispoli noi abbiamo anche una dimostrazione di questo, nel senso che se dovessimo, facciamo un calcolo algebrico, che non funziona proprio così in politica, però è comunque un dato di cui tenere conto, se dovessimo appunto sommare tutte le cifre che hanno ottenuto Forza Italia, il Fratelli d'Italia, Nuovo Centrodestra, e voglio metterci dentro anche la Lega, siamo intorno al 31-32%, quindi un dato significativo. Questo vuol dire che l'elettorato di centrodestra in questo momento c'è ancora, solamente che purtroppo, come la situazione nazionale, è frammentato. Senti Alessandro, poc'anzi abbiamo parlato con Francesca Di Girolamo appunto del convegno che si svolgerà oggi pomeriggio alle 17 in aula consiliare per quanto riguarda il suolo, il territorio, questo patto di poter colare o meno 300.000 metri cubi di cemento alla Dispoli. Ecco, considerando che tu non sarai un relatore, non so se verrai ad ascoltare, però volevo sapere un tuo pensiero sulla La Dispoli del futuro per quanto riguarda appunto il suolo di La Dispoli. Allora, guarda, io come tu sai non ero consigliere comunale quando è stata votata in aura la variante al piano, e ho comunque preso visione del documento, e devo dire che già dalle premesse sono rimasto un po', diciamo così, scettico, nel senso che già nelle premesse non trovo le motivazioni che poi hanno spinto a strutturare una variante al piano così pesante. E detto questo, come linea di principio sono chiaramente contrario alla cementificazione selvaggia del territorio, perché innanzitutto non è una cosa che condivido dal punto di vista etico e morale, e secondo poi perché non ce n'è proprio veramente bisogno in questo momento. Quindi queste due semplici formulette danno insomma la mia opinione chiara, credo. Federico, anche tu non facevi parte del Consiglio Comunale quando è stato appunto votato questo provvedimento, ma anche tu, se oggi potessi esprimere, anzi in questo caso lo devi esprimere davanti al microfono, un'idea per quanto riguarda il futuro, l'augurio che ti puoi fare per quanto riguarda appunto il cemento alla Dispoli. Beh, io in linea di massima mi trovo d'accordo con quanto ha detto il consigliere Grando. Siete d'accordo su tutti voi due. È un argomento. Possiamo fare un partito. Ecco, è un argomento che trattato non può essere però trattato troppo in maniera troppo sintetica, perché andrebbe. Ecco, il convegno di oggi servirà sicuramente, è molto importante perché serve ad ascoltare le diverse considerazioni, quindi non vorrei sintetizzarlo adesso. Certo è che in quanto anche in qualità di delegato al turismo, io immagino una città che abbia come priorità quella dello sviluppo turistico, quindi la mia battaglia è anche che tutte le scelte vengano fatte in questa direzione. Allora, quando accadrà questo, tutto potrebbe cambiare, nel senso che se si dà come priorità anche da un punto di vista di edilizio, ecco, io non ho edilizio, e si deve pensare prima ad alcune cose anziché ad altre. Certamente il verde e la natura, o anche un certo tipo di edilizia più indirizzata verso la ricettività o altre strutture che mancano oggi, anziché quella classica residenziale che già c'è, o comunque in parte. Insomma, il discorso è molto complesso. Ben vengano i convegni, come in tutti i settori, per affrontare una tematica così importante. Però diciamo, tu per quanto riguarda questo livello di turismo che pensi per il futuro, non è un turismo fondato appunto sul fatto di catturare sempre più territorio e metterci case, perché abbiamo un inventudo che è esagerato addirittura, perché sono poi i costruttori stessi che si lamentano di non innalzare troppo le tasse per quanto riguarda le case, seconde case invendute, perché non ce la fanno più perché sono al collasso. Come funziona questa cosa? Cioè, da una parte non bisogna costruire, dall'altra parte ho letto invece che Nardino D'Alessio, che è il tuo capogruppo come PD, ha detto vediamoci il più presto possibile, perché qui bisogna discutere, perché i cittadini hanno fatto delle riflessioni per quanto riguarda questo piano regolatore. Come se ne esce? Sono vere tutte e due le cose, non si scontrano, perché è vero che bisogna decidere, cioè bisogna incontrarsi, decidere, perché nel frattempo anche comunque c'è chi sta pagando queste scelte nel piano regolatore, quindi comunque nel bene e nel male vanno prese delle decisioni, discutere, ecco, per esempio delle osservazioni, e discutere anche di cosa fare da grandi. Quindi la discussione
che ha detto che ha considerato utile il nostro capogruppo Nardino è fondamentale. Quindi tu pensi a questo punto che sarà opportuno discutere, ma questo non significa poi alla fine dire sì, costruiamo. No, significa dire anche come costruiamo, no? Cosa c'è veramente, perché poi cambiano in continuazione anche le proposte, capire, dare più importanza ai servizi anche, no? Che mancano alla città. Il progetto financiero io credo che sia uno strumento importante anche, perché ci permette di fare quello che non è più possibile fare direttamente, quindi nel tempo abbiamo fatto anche cose buone per la città tramite questo strumento, applicato in maniera molto attenta e intelligente, senza essere troppo anche affrettati, cioè rapidi nel decidere sì, ma affrettati nel fare scelte azzardate no. Alessandro, parliamo di una condizione molto importante, quella dei giovani. Sì. Sono tantissimi in questo momento i ragazzi che se ne vanno all'estero, gli italiani, per cercare fortuna, per cercare lavoro, e si torna un'altra volta all'indietro di quando si andava in America per cercare di trovare delle soluzioni alle difficoltà che ci sono. 500.000 persone sono in Inghilterra in questo momento per cercare appunto di sbarcare il lunario. Voi siete giovani come loro e chi meglio di voi può cercare di interpretare le difficoltà e i disagi che ci sono per tutti coloro che speravano in un futuro diverso per quanto riguardava la nostra nazione. Come cercate di poter dare un contributo a tutti coloro che vorrebbero realizzare i loro sogni qui in patria e invece non ci riescono? Guarda, tocchi un tasto veramente dolente. Io, come sai, pochi giorni fa sono rientrato dalla Spagna e veramente tanti ragazzi italiani ci sono lì che sono venuti lì appunto espatriare per trovare un lavoro, per sperare in un futuro migliore. Ed è sicuramente una sconfitta quando un giovane si vede costretto, quindi non per una scelta personale o di vita, si vede appunto costretto a dover andare in un altro paese che tra l'altro vorrei sottolinearlo, non è che se la passa tanto meglio di noi, quindi addirittura vuol dire che le cose stanno peggio qui che in molti paesi europei che già sono in crisi. È sicuramente una sconfitta. Il problema è quello che a livello comunale la politica non ha il potere di creare posti di lavoro, così come non lo ha neanche a livello nazionale, però a livello nazionale ha la possibilità di creare i presupposti affinché ci sia una maggiore creazione di posti di lavoro, un maggior sviluppo. Qui a livello comunale devo essere veramente sincero, non credo si possa fare tantissimo per aiutare i giovani a sviluppare imprese o idee, ma qualora vengono invece presentate delle proposte all'amministrazione, per esempio l'idea magari di istituire un qualche tipo di impresa in cambio della realizzazione di qualcosa per l'amministrazione, come diceva prima Federico, potrebbero essere dei project financing o dei piani integrati, insomma diverse tipologie di interventi, l'amministrazione lì può valutare favorevolmente l'intervento e aiutare ad andare incontro ai giovani. Più di questo, ripeto, purtroppo non è potere dell'amministrazione farlo. Federico, le tue idee per quanto riguarda i giovani? Non è un paese per giovani, era lo slogan della mia campagna elettorale, nel senso che è vero, a livello nazionale non si è fatto tanto in questo senso, ma è il rischio di diventare ripetitivo, perché quando io dico che lo sviluppo turistico potrebbe essere la soluzione, io non lo dico come tutti i partiti o tanti politici in campagna elettorale perché fa cool e poi dal giorno dopo non cambia niente. Io ci credo veramente, perché il turismo, a differenza degli altri settori, è un settore che cura la parte economica, nel senso è un settore strategico che cerca di dare risposte per risolvere anche questi problemi. È un investimento che si fa a breve, medio e lungo termine, però ha un ritorno, e ha diversi ritorni, e sicuramente tra le possibilità c'è quella di risolvere in parte perlomeno il problema della disoccupazione, e certamente la fascia giovanile anche può trovare giovamento da un investimento in tal senso, e con anche lavori di diverso tipo, che un po' si allontanano dal classico tipo di lavoro stabile a tempo indeterminato.
anche quello, però in parte anche altri tipi di lavori che potrebbero essere intanto un appoggio per i ragazzi che studiano all'università, oppure uno sbocco lavorativo subito successivo a questo, oppure per chi non scegliesse questa strada. Un esempio concreto, noi ad oggi dobbiamo dirlo, forse, sono di parte, si è fatto un buon lavoro la scorsa stagione, insomma, tanto entusiasmo, tanta volontà, si è creato un po' di qualche presenza in più, ma nonostante ciò non abbiamo fatto un lavoro strategico di investimento nel turismo, cioè qualche un po' amministratore appassionato ci ha messo l'anima, io ho la passione di una materia che conosco, l'abbiamo parlato più volte poi Fabio, no? E bene o male si è ottenuto qualche risultato, tutt'altro verso è applicare una strategia, un piano di marketing turistico territoriale che impegni realmente tutta la macchina amministrativa, e questo porterebbe certamente grandi risultati perché è scientificamente provato. Senti, un esempio concreto, quest'anno, nonostante non abbiamo fatto tutto questo ma ha ottenuto comunque dei buoni risultati, ci sono state attività che hanno preso coraggio e hanno investito e hanno prodotto un nuovo percorso che ha portato comunque alcuni piccoli posti di lavoro in più. Vogliamo parlare di questo qua, lungomare Marina di Palo? Quest'anno qualche attività in questo lungomare Marina di Palo si è attrezzato per presentare un programma, parliamo dello stabilimento Malibu, Casa 2000, e proporranno delle iniziative sul lungomare tutta la stagione perché hanno visto il buon esito dell'anno scorso, come loro tante altre attività, e questi hanno portato innanzitutto soldi nella cassa comunale perché pagano il suolo pubblico, perché non sarebbero arrivati se non avessimo fatto bene l'anno scorso, e poi posti di lavoro perché serve il cameriere, perché serve il barista, perché serve anche stagionale. Figuriamoci se noi realmente, anziché tagliare l'80% sul turismo, avessimo rilanciato che avremmo ottenuto in più a lungo termine nelle casse comunali e nell'occupazione. Questo è il ragionamento che faccio. Senti Federico, però una cosa va detta. Ieri è stata presentata una relazione da parte di Confcommercio in cui si è parlato proprio di turismo. Uno degli aspetti più incredibili è questo fatto qua. Io non so se tu ritieni che la Dispoli faccia parte del centro-nord o del centro-sud. Tu che come la vedi? O del centro? Ah no, più centro nord o più centro sud? Come la vedi? Se siamo a nord di Roma, facciamo centro nord. Centro nord, va bene, se Roma è la metà. Perché qui il problema è questo lato qua. Incredibilmente il meridione, non so, adesso colloquiamoci da Napoli in giù, allora facciamo in questa maniera, va bene? E il meridione, soltanto il 13,2% dei turisti sceglie di andare a visitare la parte inferiore dell'Italia. Incredibilmente il 44,3% invece va al nord-est. Però perché è assurdo questo fatto? Perché i grandi patrimoni stanno tutti quanti al sud, quindi la gente preferisce andare al nord dove c'è meno patrimonio artistico e culturale che andare al sud. Questo è un problema, come dicevi tu, è una situazione di marketing, non sappiamo vendere quello che noi abbiamo neanche come prodotto, insomma. È facilmente comprensibile, e un esperto in materia ti sa dire perché e come investire. Oggi, lo scienziato del turista, se lo vogliamo chiamare così, ti dice, guarda, attento, che non è più tanto importante la bellezza in sé, ma l'accessibilità a questa bellezza. Oggi, per esempio, Berlino supera Roma in numero di presenze, non perché Berlino abbia un'attrazione, un sito più bello del Colosseo, ma perché oggi un turista vuole provare un'emozione, un'esperienza, uno star bene che va oltre la bellezza stessa. La qualità. La qualità, i servizi, nel senso che una settimana, ecco, immaginiamo, una settimana di permanenza a Roma non incide sul giudizio finale della vacanza soltanto la visita al sito. Quella è una piccolissima componente. In realtà il turista vuole stare bene, vuole poter tornare a casa dagli amici, raccontare tante cose, e chi l'ha fatto in maniera spensierata, leggera, eccetera, eccetera. Anzi, ti do un altro dato, circa l'80% delle persone, dei visitatori che vanno al Colosseo, nemmeno c'entrano al Colosseo, si fanno una foto fuori, quindi investono 5 minuti del loro tempo nella vacanza per un sito così bello, fanno il selfie e lo mettono sul social network e tornano per le altre 20 ore a fare quello che più gli piace, cioè divertirsi, passeggiare, prendere il gelato, incontrare persone del posto, e questo lo possono offrire tutti i paesi. Alessandro, siamo in chiusura. Sì. Un consiglio che potresti dare, anche se lui è un po' più grande, diciamo, come età, per quanto riguarda la politica, a Federica Ascani, gli vogliamo dire che cosa dovrebbe fare per il bene di questa città? Allora, io innanzitutto sul discorso delle iniziative locali
lo dico, gliel'ho già detto sia diciamo così in privato che in consiglio comunale, un consiglio che gli do, anche perché questa conclusione sono giunto anche parlando con dei commercianti di Ladispoli, è quella di cercare di coinvolgere il più possibile tutto il territorio per quanto riguarda le manifestazioni che vengono fatte, cioè fare sistema, in poche parole tu dici. Sì, ma poi dico coinvolgere proprio fisicamente il più possibile, e quindi allargare il raggio d'azione delle iniziative che momentaneamente vengono principalmente fatte nel centro città, tranne quella della festa dei romantici che va, diciamo se non sbaglio, insomma, oggi o domani settimana. E questo è un consiglio dal punto di vista, diciamo così, proprio pratico. E per quanto riguarda invece la sua azione all'interno della maggioranza, io se posso permettermi, no, devi permettermi, no, ma allora mi permetto, un difetto che c'hanno insomma questa della maggioranza. No, io non vado in questo senso, proprio parlavo di lui personalmente. Io come ha detto anche lui prima, sono capitate delle volte, forse sarà anche per la vicinanza d'età, perché siamo coetanei, che mi sono trovato d'accordo con lui su alcune proposte, su alcune scelte, su alcune affermazioni, quindi gli consiglio nei limiti del possibile di cercare di imporsi di più con i suoi colleghi di maggioranza. Ha avuto coraggio Ascani quando ha detto io non sono d'accordo su quello che stiamo facendo in consiglio, l'hai apprezzato? Non ho problemi, anzi sono contento di lodare questo suo modo di fare, perché insomma non mi viene nulla in tasca nel criticare le persone così tanto per farlo. Federico è un giovane come me, ha nel cuore il bene di Ladispoli come me, e quindi diciamo gli dico solamente di cercare solamente di imporsi un po' di più, perché le sue idee sono sicuramente idee importanti, innovative e sicuramente in alcuni casi migliori di quelle che portano avanti gli anziani del suo partito. Federico, anche tu dovresti dare a questo punto un consiglio al tuo amico dall'altra parte, quasi coetaneo, in questione di giorni che vi separano. Siamo coetanei, questione di giorni che vi separano. Allora, però vorrei capire, ad esempio, hai apprezzato il fatto che Grande in ogni caso è rimasto ancorato alle sue idee? Paga questo fatto di essere coerente rispetto al disegno principale? No. Allora, il consiglio è di rimanere coerenti, perché se si crede in qualcosa è importante portarlo avanti, quindi assolutamente bene. Ecco, allora, nonostante le difficoltà e la durezza che c'è nel fare battaglia, rimanere insomma su questa linea, perché poi alla lunga premierà. E noi con questo concludiamo questo primo confronto che c'è stato tra le nuove generazioni dei politici a Ladispoli. Sono molto contento perché il dibattito, dire, è stato pagato. Tante volte in televisione si vedono le persone che sembra che si stanno scannando chissà per che cosa, invece loro hanno parlato con proprietà di linguaggio, tranquillamente, ognuno esponendo le proprie tesi in cui credono, e questo sono contento perché hanno il convincimento di ciò che fanno, e le ringrazio per l'opera che svolgono in Consiglio Comunale. Grazie Alessandro, grazie Federico, alla grazie prossima a voi, grazie opportunità. L'idea che avremo di incontrarci qui insieme a Centro Mare Radio. Questo programma di oggi in Cambia il Mondo. Abbiamo un nuovo ospite qui con noi per parlare di divertimenti dell'estate, anche qui abbiamo già annunciato diverse cose oggi con Francesca Di Girolamo, ma oggi abbiamo qui con noi il presidente delle Prologo d'Italia, nonché il presidente della Prologo di Ladispoli, Claudio Nardocci. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Claudio, oggi noi qui ci incontriamo perché è in atto, già in essere, una festa, la prima festa diciamo della stagione estiva. Sì, da 4 anni la festa dei romantici apre la stagione estiva tradizionalmente, quindi siamo molto felici che questa idea così bizzarra, poi perché si basa sui valori, sulle emozioni che suscita nelle persone. Gli appassionati, naturalmente, spieghiamo subito che i romantici non sono solo gli innamorati, ma sono tutti quelli a cui il cuore batte per un qualcosa che può essere anche lo sport, può essere la poesia, la canzone, il teatro. Se chiamano la nazionale italiana stasera dovrebbero partecipare a questa festa. Tutti quei tifosi, infatti noi avevamo avuto una mezza idea di fare vedere anche la partita, finiamo più o meno a mezzanotte gli spettacoli e avevamo una mezza idea, però sai, poi avere comunque in una piazza dove si affacciano tantissime abitazioni un rumore molto forte, insomma, poteva un po' disturbare, visto che la partita finisce alle 2, e speriamo che finisca in grande fermento e agitazione per una vittoria. Quindi, certo, insomma, dopo la paura dei campioni del mondo, ieri hanno preso 5 pappine, come si dice, insomma, il pericolo che oggi possa succedere qualsiasi cosa, insomma, ci sta. Però torniamo alla festa dei romantici.
Sono stati aperti questa mattina appunto gli stand, è stata aperta appunto la festa. In che tanto, in che cosa consiste questa festa quest'anno? Allora, intanto il copione è più o meno quello degli scorsi anni, in cui ha avuto un successo, e stiamo pensando anche di spostarla nella piazza centrale, perché adesso cominciamo ad avere qualche problemino soprattutto di pubblico in qualche momento. Certo, è chiaro che spostare la festa dei romantici significa comunque dare al quartiere comunque un'altra opzione di un'altra festa. Ecco, potrebbe essere Largo Domiziano, potrebbe essere anche l'incubatore di tutte le iniziative, e provarle per qualche anno, e poi quando sono diventate grandi, che non ci entrano più, spostarle in piazza centrale. Però questo è tutto un progetto, insomma, vedrà. Allora, l'attualità è questa. Intanto noi abbiamo moltissime realtà, l'abbiamo dimostrato, di grande valore e di grande qualità. L'abbiamo dimostrato alla Sagra del Carciofo. La Sagra del Carciofo sta crescendo sempre utilizzando la stessa filosofia, cioè quello di far vedere le cose belle di Ladispoli. Noi abbiamo, permettimi una riflessione a più ampio respiro, noi abbiamo un difetto che per me, visto che parlavi poi anche di turismo prima, eccetera, a livello nazionale, noi abbiamo un difetto grande. Noi in televisione, su tutte le reti, non solo quelle nazionali e private, diamo molto spazio alla polemica, alla critica, alle cose brutte che succedono, eccetera. Non diamo il giusto spazio alle cose belle e buone. Infatti noi stiamo facendo un'azione a livello nazionale, io con il forum del terzo settore e con il governo, che finalmente sta ascoltando, stiamo facendo un'azione di questo tipo. Diamo più spazio, abbiamo richiesto più spazio per le associazioni di volontariato. Il volontariato, secondo l'Istat, il censimento del 2011, conta di 4.700.000 volontari. Significa che un esercito, il 10% della popolazione italiana fa volontariato. E che cosa fa? Fa cose buone. E allora, perché noi lo dobbiamo far vedere? Perché noi dobbiamo scirupparci, scusate l'espressione, dalla mattina alla sera ai politici in tutte le salse? Perché non è che parlano solo delle iniziative che si vogliono fare, ma parlano di qualsiasi cosa, parlano di sport, parlano di canzoni, cioè c'è un programma e all'interno c'è un ospite che fa parte del governo, del Parlamento, eccetera, che parla di che cosa? Cioè, parla da esperto? Io non credo che siano esperti di tutte le materie questi signori. Allora, facciamo vedere quanto è bella l'Italia agli italiani, facciamo crescere l'orgoglio di queste persone che sentano di nuovo di essere italiani. Qua non basta solo cantare l'inno, bisogna che gli italiani ritrovino l'orgoglio di se stessi. Dice come Fratelli d'Italia proprio. Fratelli d'Italia, beh, insomma, adesso. In questo caso il turismo si è desto, potremmo dirlo. Se ci riferiamo all'inno, sì, partito. No, non c'è mai neanche lontanamente, ci pensavo. No, credevo appunto questo fatto qui, se tutti quanti ci uniamo su un progetto comune che possa essere quello di dire si può vivere anche il turismo, e sono molte le nazioni, l'Inghilterra, la Francia, gli Stati Uniti, al primo posto delle entrate c'è appunto il turismo. Sembra incredibile, ma nella bilancia delle entrate il turismo gli porta dei benefici enormi. Adesso tutto gli Stati Uniti hanno cercato di bloccare poi le entrate perché c'è stato qualche problema. No, allora, diciamo, manteniamola sempre sul leggero, però se a Titicaca la trasmissione di Italia 1, che è andata in onda 2 o 3 giorni fa, fanno un servizio dove le prostitute brasiliane si preparano e fanno corsi di lingue per svolgere la loro attività in vista che arrivi il turismo, cioè questa è una lezione vera, cioè lì c'è gente, e non è gente, permettetemi, non sono esperti di marketing come diceva Federico prima, ma sono gente molto, molto concreta e normalmente di una cultura molto popolare,
che si prepara in vista di un evento turistico. Allora la lezione non la dovremmo imparare, cioè l'accessibilità, come diceva giustamente prima Federico Ascani, è importante soprattutto far vedere, mostrare, trascinare il turista nella nostra storia, il racconto, questa è una cosa fondamentale. E noi l'accessibilità la diamo anche attraverso queste feste. Allora, pochi giorni fa si è svolto una manifestazione importante come il premio Baracca Coverciano e si è ricordati in quell'occasione chi è nato prima per quanto riguardava coloro che hanno fatto appunto iniziare la prima saga del carciofo. Poi è stato il primo Baracca Coverciano e poi è stato il primo Festa dei Romantici. Ecco, tu, quando tra 100 anni si penserà a colui che ha deciso di fare questa festa, come vorresti che ci fosse il ricordo di questo fatto? Se facciamo un progetto da qui a 100 anni, che cosa dobbiamo sviluppare come Festa dei Romantici? Mi devo già fare il mio messaggio postumo? No, addirittura. No, io voglio tanto che ci sia, come dire... No, a me piace molto parlare con te, perché... Sì, sì, è una cosa importante rispetto a questo, perché credo che... Voi avete fatto nascere uno spunto, un'iniziativa. Io mi ricordo la prima che c'è stata delle Feste dei Romantici, non si riusciva bene ancora a capire quello che c'era. Tu facevi un po' di tutto, mi ricordo quella sera andai avanti e dietro, non stai fermo un istante, no? Eri un picchio. Però c'era la voglia di attrarre le persone, anche quelle che non lo sapevano e passavano lì per caso, dicevano: ma che sta succedendo? Ora piano piano, insomma, avete portato un contributo per far vivere la Dispoli. Se non mi sbaglio non era giugno, ma mi pare che fosse agosto la prima. Luglio. Forse, sì. Però mi ricordo che faceva tantissimo caldo anche di sera, cioè la vostra voglia era proprio quella di far vivere però la Dispoli. Questo voglio dire, il messaggio che voi volete portare: facciamo vivere la città. Sì, a vivere, ma facciamola scoprire anche, ad esempio, noi abbiamo messo sul palco delle persone che non c'erano mai salite, però all'interno di ognuno di noi c'è un patrimonio che alcune volte è, e sarebbe importante anche mostrare agli altri, e invece spesso e volentieri noi ci teniamo dentro, chiuso nel nostro, perché magari c'è un po' di timore, un po' di timidezza, un po' di riservatezza naturale, eccetera. Allora alcune volte noi non facciamo vedere ad esempio la nostra cultura. Qui ci sono dei personaggi straordinari. Ieri è venuta a trovarmi Caterina De Gara, che è una esperta di cose che sono particolari, che vengono da grande molto, cultura. Ecco. Una filosofa, diciamo, però, che si occupa di cose molto particolari. Molto interessanti, per esempio quelle cose lì non sono a portata di tutti, se non c'è un incontro con qualcuno esperto di quel ramo, che poi è comunque, si parla della nostra storia, delle nostre origini, degli antichi riti, dei re sacerdoti, si parla di cose che sono state la storia dell'umanità. E quindi avere delle persone così e tante altre, io parlo poi, insomma, non faccio nomi ulteriori, però ce ne abbiamo tantissime qui alla Dispoli. Chi è esperto, sapete che il dottor Fraticelli, per esempio, che è stato qui come responsabile del WWF per tanti anni, è il direttore del Bioparco di Roma. Insomma, qui noi abbiamo delle persone che... Ed è uno di quelli che parla veramente poco. Senti, Claudio, però torniamo alla festa. Chi ci sarà oggi pomeriggio, stasera e domani? Allora, ve lo dico subito. Intanto continuiamo, come dicevo prima, a far vedere le cose belle. Le cose belle intanto sono tutte le scuole di danza, tutte le scuole di ginnastiche varie, di sport, eccetera, dove la gente finalmente riesce a stare insieme. Questa è un'altra cosa. Esatto. È un livello sociale estremamente importante, esatto, per la città. Se la Dispoli è diventata a livello internazionale simbolo di integrazione culturale, ma noi vorremmo anche che fosse un simbolo di integrazione sociale, cioè che tutti i cittadini, tutte 40.000, avessero la possibilità di incontrarsi. E quindi la Festa dei Romantici è una delle ragioni, sono tante, però una delle ragioni è: incontriamoci, stiamo insieme, vediamo
riappropriamoci della città. Io ho un figlio che lavora in Spagna, tu lo sai, e lì c'è un incontro collettivo ogni giorno. Siamo in tutti i locali. A stare fuori. Esatto. La televisione è diventata la calamita più importante. Una televisione che fa dei programmi che sono veramente di pessima qualità e che invece noi dovremmo, come dicevo prima, cambiare, ma cambiare proprio la mentalità. Siamo insieme e confrontiamoci, si cresce, si matura, si acquista la qualità. La nostra festa serve a questo, serve a far vedere quante cose belle ci sono nella città, a far sfogare le passioni, perché poi balleremo con Kimbo questa sera stessa, ci sono le varie palestre e scuole di danza, c'è adesso a mezzogiorno, devo scappare pure, per la benedizione da parte del parroco del quartiere di San Giovanni Battista, che si chiama Padre Alberto Filippi, è il nuovo sacerdote del nuovo parroco del quartiere. Anche qui c'è un momento, diciamo, di raccoglimento, un attimo in cui ritroviamo l'intimità legata un po' anche alla religione, e poi ci saranno, si susseguiranno balli, danze, esibizioni fino alle 10. Poi c'è Kimbo che farà ballare tutti quanti come al solito, un straordinario artista di colore, un grande amico, un grande trascinatore, quindi ci divertiremo fino a tardi oggi. Dove Claudio? Allora, a Largo Domiziano. Largo Domiziano è meno conosciuto di Piazza Domitilla, ma sono assolutamente uno a fianco all'altro, quindi quando parliamo di Largo Domiziano parliamo di Piazza Domitilla. E poi domani ancora ci sarà, dopo stamattina abbiamo detto esibizioni della Protezione Civile e Croce Rossa, domani le ripeteremo. Ci sarà anche la Virtus Ladispoli, ci doveva essere già stamattina con gli incontri dei piccoli amici, che sono una categoria di mini calcio, diciamo. Non ci sono stati stamattina perché hanno vinto, stanno vincendo un torneo, hanno vinto e stanno andando, penso stamattina fanno le finali, e quindi facciamo tanti auguri a questi nostri piccoli sportivi che vediamo che crescono. E poi c'è domani mattina anche l'esibizione, della banda La Ferrosa. Poi dalle 17.30 cominciamo di nuovo uno spettacolo che arriverà fino a sera, fino alle 23.30, con tutte le esibizioni possibili e immaginabili, con tante scuole di danza. Una cosa interessante che abbiamo messo, che è una novità, è la gara di cucina casalinga, che si svolgerà nel pomeriggio. Abbiamo invitato le casalinghe a fare un piatto che a loro riesce particolarmente bene e a portarlo in piazza, quindi ci sarà il presidente di giuria. Però sarà possibile, pagando 10 euro, iscriversi e diventare giurati e assaggiare tutti i piatti che hanno portato le nostre signore, quindi che vanno naturalmente dai tradizionali, dalla bacchia alla cacciatora, diciamo, eccetera. Per me tutte queste manifestazioni sono a ingresso gratuito, questo qua è chiaro, per poter vedere, partecipare, fatto che abbiamo detto. Certamente, sì, questa noi ringraziamo sempre il mercato ambulante che contribuisce a far realizzare queste iniziative, perché altrimenti non sarebbe possibile, come non sarebbe possibile la taglia del carciofo. Gli operatori ambulanti contribuiscono in maniera determinante ogni volta, naturalmente poi ci guadagnano, dice la gente, è chiaro che ci guadagnano, altrimenti. Senti, Presidente, per concludere, in tutti i casi l'estate non finirà con la festa dei romantici per quanto riguarda la Prologo, perché sono già attese altre manifestazioni come negli anni scorsi. Certamente, le iniziative tradizionali sono il Simposio Etrusco, che ormai è arrivato alla 22esima edizione, e poi abbiamo anche la festa della Rivederci, la chiusura. Allora, Simposio Etrusco 10 agosto, la notte delle stelle, San Lorenzo, quindi è una notte magica, siamo e deve essere verso i romanti, ricordata magicamente.
Seconda cosa invece la festa dell'arrivederci, penultimo sabato di agosto, in cui ringraziamo, perché noi abbiamo dovuto fare una scelta, perché per alcuni anni è stata fatta l'ultima domenica di agosto, però alcune volte i turisti che dovevamo salutare se ne erano già andati, quindi li salutiamo un po' prima in modo che possano essere presenti e comunque raccogliere il ringraziamento che sempre dobbiamo a queste persone che comunque fanno vivere questa città. Grazie al presidente Claudio Nardocci, lo riavremo qui in studio ovviamente per presentare di nuovo queste manifestazioni quando sarà il momento, ci sarà un programma più completo per quanto ci riguarda, e facciamo gli auguri per quanto riguarda la manifestazione di questa sera, usciamo di casa e partecipiamo a questi eventi. Grazie Claudio, buon lavoro. Grazie a voi. Linea alla regia per un breve stacco musicale. Prendiamo la nostra trasmissione, cari amici ascoltatori, Centro Mare Radio 97.3. I latini dicevano che il dolce si mangia alla fine, il dulcis in fondo, e noi anche come trasmissione ci siamo adeguati a quello che dicevano i latini, e quindi alla fine parleremo di un argomento estremamente importante, di tasse. Allora, abbiamo con noi il presidente della commissione bilancio del comune di Ladispoli. Buongiorno Trani, ben tornato qui in radio, siamo sentiti per telefono la volta scorsa. Eugenio Trani, abbiamo detto il presidente, consigliere comunale. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sì, ci siamo già sentiti la volta scorsa sempre sulla TASI, su questo 16 giugno è veramente una mazzata in testa, però abbiamo detto c'è il dolce che noi dobbiamo servire e quindi finalmente potremo dare una volta tanto una bella notizia, perché abbiamo questa incombenza del 16 giugno per cui abbiamo visto i CAF in questa settimana, la gente che era stracolmo ogni centro CAF, non ci faceva più, anche penso nel tuo lavoro, tu come professionista avrai visto quanta gente si è dovuta sobbarcare file enormi per cercare appunto di venire a capo di questa TASI benedetta, se vogliamo definirla in questa maniera, però abbiamo in ogni caso invece una buonissima notizia. Sì, io avevo anticipato per telefono che la scadenza del 16 giugno non poteva essere rispettata, perché si andava a ledere quello statuto del contribuente che è sempre abusato ogni volta. Però ieri nella question time della Commissione Finanza se ne sono ricordato dello statuto del contribuente, e infatti come già era successo per la TARES, come già era successo per la Minimu, è successo anche per la TASI, e quindi hanno prorogato la scadenza di pagamento non si applicano sanzioni e interessi in caso di non rispetto del 16 giugno, si può pagare senza sanzioni e interessi fino al 31 di luglio, però attenzione, soltanto la TASI, quello che è IMU e seconde case, la scadenza è rimasta al 16 di giugno. Perciò dobbiamo ricordare questo fatto qua, facciamo proprio una dicotomia per quanto riguarda questo aspetto, coloro che sono proprietari di prima casa possono pagare questo adempimento tributario entro il 31 luglio. Gli altri che hanno seconda casa o hanno negozi, altri fabbricati tipo capannoni, terreni agricoli. Sui terreni agricoli, perché io ho sentito che ci sono molti agricoltori che protestano per quanto riguarda l'enorme sborso che devono fare per quanto riguarda appunto la TASI. E hanno completamente ragione. Allora, è successo questo, che si chiama ancora TASI o si chiama IMU questa qua? Sulla TASI l'agricoltura è esente.
sulla Tatasi. Sulla Tatasi viene confezionata come una seconda casa l'agricoltura. L'agricoltura viene paragonata come un altro fabbricato. Cioè la cuciamo proprio per bene, sì. Come se fosse, cioè la, sì. Quella è terra, però io lo vedo come un fabbricato. Ma perché il nostro governo, per i settori che sono in difficoltà, aggrava ancora di più le imposte, no? Questa è andiamo per logica, quindi si va per logica in Italia, e quindi Però mi pare appunto che ho sentito noi ci abbiamo avuto agricoltori protestare, sì. In allora materia. Diciamo che è stata anche, mi prendo anche la mia responsabilità, una mia svista, perché purtroppo cosa è successo? Gli uffici sono oberati di lavoro, abbiamo pensato a ridurre, anche se poco, la parte dei negozi, l'abbiamo portata al 10 per 1000 per l'IMU e i fabbricati industriali al 7,60. Non abbiamo pensato all'agricoltura e non ho pensato all'agricoltura perché lo scorso anno mi ha tratto un inganno una norma che andava ad esentare i terreni agricoli completamente dall'IMU. Che cosa è successo? Che poi questa norma è stata rivista e quindi i terreni agricoli sono soggetti all'IMU e purtroppo sono stati e purtroppo vanno a gravare sulla liquida ordinaria che è 10,60. Allora, e qui mi prendo il mio impegno Presidente della Commissione del Bilancio, di portare entro luglio, perché bisogna farlo entro luglio, una diminuzione dell'aliquota sull'IMU sui terreni agricoli e riportarla un po' a quella che era l'aliquota lo scorso anno, due anni fa, dei terreni agricoli per cerveteri, al 6, che ad esempio ho trovato assurdo che hanno riportato al 10,60 anche i cerveteri. Forse perché questo? Perché Cerveteri, come Cerveteri, che applica aliquote un po' più basse come la Dispoli, e magari a volte si fa anche bello di questa c'è cosa. C'è un po' un derby su questo fatto. Allora, questa mettiamola come derby, quindi dà incomodato, ad esempio per chi dà incomodato ai familiari di primo grado, c'è cioè un'aliquota ridotta all'8,10 e non al 10,60 come la Dispoli. Però si capisce perché, perché poi, vista l'estensione enorme, riprendono il gettito dai terreni agricoli. Allora invece la Dispoli, facciamo il contrario, riportiamo all'aliquota a che era di Cerveteri, quindi la riporteremo, cioè il mio impegno è riportarla al 6 per 1000 anziché il 10,60. Sono quindi due buone notizie, perciò. Sì, quello è il mio impegno personale. Una per quanto riguarda i termini in cui bisogna assolvere questo adempimento, sì. E siamo al 31 luglio, e l'altra invece una diminuzione per quanto riguarda l'IMU sui terreni agricoli, e quindi farà piacere a tantissimi agricoltori che ci stanno ascoltando in questo momento, che in ogni caso ci sarà un abbassamento, sì. Notevole per quanto riguarda, sì. Questa aliquota. Quindi pagheranno adesso al 10,60 e poi a saldo dovranno dare una piccola differenza. Ecco, questo mi pare un aspetto estremamente importante. Senti Eugenio, tu avrai ascoltato prima in trasmissione, abbiamo parlato, c'era qui con noi Alessandro Grando, di ciò che è successo per quanto riguarda la spending review, diciamo, fuori dell'aula. Sì. Però dentro l'aula, insomma, questa cosa ugualmente, non quello che succedeva fuori, ma questo fatto, questo fenomeno di parlare di spending review, non è che va lasciato a tutti quanti molto contenti di quello che stava accadendo. Serviva proprio sta commissione? Guarda, allora, innanzitutto io volevo andare al giorno prima, volevo riprendere il giorno prima, perché io da ex iscritto di Forza Italia, quindi da ex persona che comunque è stata iscritta, sono stata iscritta per più di 10 anni, ho avuto anche un club di Forza Italia nel 94, credo uno dei primi, mi sono vergognato di essere una persona che sta appoggiando il centrosinistra, ma profondamente di destra. E io non lo nascondo, e mi sono vergognato a vedere innanzitutto il giorno prima un'aula vuota di consiglieri d'opposizione per approvare che cosa? La cosa fondamentale, dove un consigliere d'opposizione deve fare opposizione essenzialmente al rendiconto. Era presente Piero Ruscito ed era presente Grando. Nulla. Alle 9:30 ci siamo seduti, qualcuno ha fatto qualche intervento, io mi sono rifiutato di fare interventi, e alle 10 l'abbiamo approvato. Credo che mai nella storia del Comune di Dispoli possa essere successa una cosa del genere. Ricordo mio padre quando faceva opposizione e durava 3 giorni il Consiglio Comunale sul rendiconto. Ecco, questa diciamo è l'opposizione che abbiamo alla Dispoli, in nulla. E poi il giorno dopo ho assistito ad una scena incredibile. Allora, per il rendiconto non c'era nessuno se non Piero Ruscito e Alessandro Grando, e cosa ho assistito? Innanzitutto ad una sospensione del Consiglio Comunale per
30-40 minuti, dopodiché una bagarre generale su chi doveva andare a fare il presidente della commissione Spending Review, che a mio parere, siccome io sono una persona coerente, l'ho detto in aula, non serve a niente. La commissione Spending Review serve soltanto, sì, forse a risparmiare qualcosina su alcuni servizi, forse, perché fino a che il governo centrale dice agli enti comunali, dice, vi applico la spending review in maniera orizzontale, che cosa significa? Su tutti i capitoli prendo un pezzetto, e quindi fino a che i comuni hanno una trattenuta di circa un milione e mezzo, come fa una commissione spending review a risparmiare ancora su contratti già esistenti molto alti, vedi mensa ed altri, trasporto scolastico ed altri, e su cose, su capitoli che sono obbligatori, personale, quindi diventa molto difficile, a mio parere. Sono spese correnti. Sulle spese correnti credo che ci sia poca cosa. Mutui, ad esempio, il Comune di Rispoli paga tanti mutui per i lavori pubblici che sono stati fatti. Quindi per me è rimando. Ma si può fare spending review per quanto riguarda gli affitti, Eugenia? Sì, la commissione spending review, certo, la commissione spending review comunque può nascere per cercare di sensibilizzare su alcune cose, questo io non metto a dubbio, però io rimango comunque contrario alla Costituzione, però comunque mi sono adeguato ed ho votato per la realizzazione, non è che sono contrario, però ho votato per la realizzazione. Però, ripeto, ho assistito a questa scena disarmante con cui è una bagarre poi generale per questa, per me, sciocchezza, si è andato a protrarre il Consiglio Comunale fino alle 11:15 di sera, e con rendiconto invece alle 10 stavamo tutti a casa. Si parlava con altri due consiglieri comunali che se non si fosse pagata immediatamente la TASI c'era il rischio che non si pagassero gli stipendi. Questa notizia che tu hai dato oggi, cioè di poter protrarre il pagamento e differirlo al 31 di luglio, come si fa? Si pagano o non si pagano gli stipendi? No, vabbè, non è così drammatica, nel senso che comunque è vero che il Comune di Ladispoli sta in anticipazione di cassa, significa come se fosse un fido per la gente comune. Anticipazione di cassa che al Comune di Ladispoli costa pochissimo, perché costa lo 0, e quindi comunque non c'è un aggravio. È un vero prestito. È un vero prestito tra amici, esatto. È come se al tasso che applica la BCE. Quindi cosa succede? Succede, è vero che siamo in anticipazione di cassa e siamo anche in cospicua anticipazione di cassa, credo oltre i 10 milioni di euro. Questo può essere anche naturale per un comune dove non ha entrate fino a giugno, perché se noi pensiamo bene, cioè quali sono le entrate? La Tari ancora non se ne parla. La Tari non so, è in pratica sta tra i meandri, del comune, quindi da qualche parte. Quindi, cari amici, mettete i soldi da parte, perché i soldini serviranno per pagare anche la tassa sulla nettezza urbana Tari, che in questo momento non si sa che fine ha fatto. Sì. E con mio l'unica bolletta che arriva da parte del comune è quella dell'acqua, però devo dire che in effetti, grazie a Dio, non ci mette spavento. No, se abbiamo le tariffe più basse, credo, del Lazio. E quindi, avendo sì delle piccole entrate, che sono passi carrabili, ma sono poca roba rispetto all'IMU e alla TASI. Quindi diciamo che non si viene un comune attraverso queste tasse. Non si viene un comune. Però diciamo che il gettito dell'IMU è abbastanza cospicuo, quindi anche se la TASI è stata spostata al 31 luglio, il gettito previsto sono 3 milioni e 6. Sì, Eugenio, io ti voglio fare una domanda specifica appunto su questo fatto dell'IMU. Leggevo nei giorni scorsi che sono stati molti comuni dell'Alto Lazio e della Toscana che hanno deciso di diminuire l'IMU, quindi parliamo di seconde case, perché il rischio che loro avevano era quello appunto che tutti quanti prendessero queste case facendo diventare prima casa, e poi alla fine il turismo non ci sarebbe più stato assolutamente. Sì. Noi corriamo con questo fatto di avere elevato così tanto le aliquote sulle seconde case, lo stesso tipo di rischio, considerando anche un fatto che se tutte dovessero diventare prime case, la Dispoli non si muoverebbe più, perché noi lo vediamo nei giorni di agosto, la Dispoli diventa pressoché invivibile perché il traffico è all'eccesso, perché c'è grande confusione. Ecco, questa scelta non può essere addirittura improduttiva, cioè si prendono i soldi da una parte
però si perdono poi dall'altra, perché poi se tutte le persone verranno a abitare alla Dispoli i servizi aumenteranno anche come centro di costo. Certo. Sì, innanzitutto è una scelta che è stata dovuta da parte dell'ente, soprattutto dal fatto che comunque non abbiamo più risorse, quindi comunque da una parte poi se si devono mantenere sempre i servizi in maniera così alta, ad esempio i servizi sociali nel comune di Dispoli costano molto e si fa molto comunque rispetto anche ad altri comuni limitrofi come ad esempio Cerveteri, dove la spesa è della metà. Quindi sì, è così. C'è un mio impegno, perché c'è un mio impegno anche in questo senso. Non so se ci riuscirò, ci proverò. Vorrei inviare io un questionario a tutti con la se nei meandri del comune si riesce a riprendere la Tari, la nettezza urbana. Vorrei mandare un piccolo questionario con cui dire a tutti i possessori di seconde case se magari sono adibiti ad abitazione principale per i figli o per dei nipoti, perché vorrei intervenire in quel senso. Cioè non posso, vedendo il gettito è vero il rischio, quello che corriamo questo rischio, però avendo poi l'altra parte, l'occhio al gettito, io non so quanto può essere quanto può produrre questa diminuzione. Quindi il 10,60 non lo posso toccare per le seconde case, pure, nude e crude. Però voglio andare a togliere tutte quelle finte seconde case, quindi genitori che hanno dato al proprio figlio la casa dove ci abitano con la propria famiglia, ci hanno preso la residenza. Quello è ingiusto applicare il 10,60. E quindi dovremmo rivedere queste aliquote, oppure tutte quelle case che sono affittate con un contratto d'affitto. Bisogna sapere che il contratto d'affitto normale il comune prende il gettito già abbondante dall'addizionale comunale, perché il proprietario paga le tasse sugli affitti, se le paga, e dovrebbe pagare anche l'addizionale comunale. Quindi l'addizionale comunale entra nelle casse del comune, quindi è ingiusto poi riandare a applicare al massimo l'aliquota IMU al 10,60. Quindi vorrei provare a fare un intervento, anche se lieve, ma per poi portarlo comunque nel corso del tempo, nei prossimi 3 anni, quelle che mancano alla legislatura, magari ad una aliquota accettabile. Benissimo, noi con questo concludiamo la trasmissione di oggi. Devo dire è stata piena di sorprese, ma devo dire che questa ultima che ci ha dato oggi Eugenio Trani, Presidente della Commissione Bilancio del Comune, è qualcosa di veramente importante. Penso che ti posso ringraziare a nome degli agricoltori, che sicuramente avranno vantaggio per quanto riguarda queste vostre scelte, e devo dire sono contento anche per quanto riguarda tutti coloro che devono assolvere questo adempimento tributario per quanto riguarda la Tasi, perché ovviamente ci sarà un pochino più tempo anche per non stare sotto la canicola tutti quanti in fila, perché gente che ha passato anche 2 ore di fila, devo dire, è stata una cosa esasperante, perché in questi giorni fa parecchio caldo, e quindi meno male che le cose vanno così. Grazie Eugenio Trani. Buongiorno a voi. Grazie a tutti voi amici ascoltatori che ci avete ascoltato, grazie a Luigi Cicilini che ci ha assistito in regia. Appuntamento a sabato prossimo per una nuova puntata di Cambia il Mondo.